abbiamo superato i 70.000 euro. Poi con l'aiuto dei 10 sindaci che hanno aderito al Ponte della Solidarietà, il contributo del Presidente della Provincia, il contributo che dovrà venire dalla Regione, beh, io penso che si potrà arrivare sui 180.000 euro. Oltre 300 persone hanno preso parte alla cena di beneficenza presso la sede della Polisportiva Albergo, un appuntamento che ha segnato un ulteriore passo in avanti del progetto Visso Vive, che ha visto 10 sindaci aretini unire le proprie forze per aiutare Visso, un piccolo comune delle Marche colpito dal sisma. In particolare, tra il 26 e il 30 ottobre 2016, il terremoto ha letteralmente raso al suolo Visso. Civitella in Val di Chiana, Cortona, Fogliano della Chiana, Lucignano, Montemignaio, Monte San Savino, Prato Vecchio Stia, Sansepolcro, Subbiano e Talla, ma anche province e regione toscana. Sono loro ad essere scesi in campo per Visso, una raccolta fondi che ha permesso di raccogliere 180.000 euro che saranno destinati alla realizzazione di un'opera che servirà a rilanciare l'economia di Visso. Il progetto si basa su una consapevolezza, quella che senza autosufficienza economica sarebbe inutile riportare le persone adesso nelle strutture d'emergenza e ricostruirgli le case poi. Comunque eravamo un comune che basava molto la propria economia sull'affluenza turistica e quello vogliamo tornare ad essere. Un progetto nello specifico legato al turismo e soprattutto si tratta di che cosa? Una pista pedonale ciclabile che collega i tre comuni in partenza, perché poi l'intento è quello di estenderla anche ad altri comuni della zona. L'obiettivo è duplice: creare una pista ciclabile di una soggestione notevole e creare dei percorsi pedonali dove poter praticare anche la terapia della camminata, che adesso è riconosciuta anche come attività salutare. Quindi il nostro obiettivo primario è iniziare a proporci con un territorio che merita di essere valorizzato anche per questo aspetto, perché in alcuni scorci secondo me riusciamo ad essere competitivi anche nei confronti delle Alpi stesse. Abbiamo deciso come comune di Civitella e come tanti altri comuni della provincia di Arezzo che sono stasera qui con noi di aderire a questo 14° ponte. Abbiamo ritenuto opportuno a metà di questo percorso di fare una serata di beneficenza come questa, che raccogliesse tutte le associazioni, cittadini privati, aziende che hanno contribuito ad alimentare questo ponte, non solo per fare un report delle attività svolte, ma anche per parlare di quello che sarà lo sviluppo di questo progetto. La presenza del sindaco di Visso è fondamentale, perché così dalle sue dirette parole potremo capire qual è la situazione attuale, quali saranno gli sviluppi. Siamo numerosi e questo veramente ci riempie di orgoglio a noi amministratori, che abbiamo creduto molto in questo progetto, e quindi per questo ringraziamo tutti i presenti.